La CEI, Conferenza Episcopale Italiana della Chiesa Cattolica, difende le scelte fatte relativamente alla motonave 18, che ricordiamola fu bloccato dal ministro degli interni Salvini, prima al largo dell'isola di Lampedusa, poi in banchina al porto di Catania, con i migranti a bordo, circa 150. La vicenda suscitò malumori di tanta gente, oltre che personalità politiche che visitarono i migranti sulla motonave, con tante difficoltà che si generavano per via del fatto che la motonave non era attrezzata per tale quantità di persone. L'interesse fu anche della magistratura, tra questi il procuratore di Agrigento aprì un'inchiesta visitando la nave, affermando che tanti di loro avevano anche gravi malattie, oltre che la necessità di cure impellenti. Dopo tale visita il procuratore di Agrigento Patronaggio aprì un'inchiesta che sfociò, come si legge oggi in tutti i quotidiani, in un'accusa formulata dalla procura di Palermo in sequestro di persona aggravato verso il ministro Salvini. Ritornando all'accoglienza dei migranti, intervenne la Chiesa che per tramite la CEI decise di accoglierli e ospitarli tra le varie parrocchie e centri da loro diretti. Su tale fatto intervenne anche il cardinale Montenegro, presidente della Caritas. L'immigrazione è un evento che nessuno può fermare e che non, secondo me non potranno mai esserci delle leggi che l'annulleranno, anche perché la migrazione, lo ripeto, è frutto dell'ingiustizia sociale che c'è nel mondo, che una politica più che bloccare, perché nessuno può bloccare vento, sogni, vita, dovrebbe trovare delle soluzioni. Allora qua c'è la carenza della politica nell'essere capace di studiare un problema che nessuno può evitare. Allora se guardiamo al futuro questo problema ci accompagnerà. I migranti non sono soltanto quelli che arrivano dall'Africa, nel mondo ci sono 245 milioni di migranti, quindi è un problema che interessa tutti e se tanta gente si sposta è la storia che sta cambiando. Abbiamo visto quanto è successo nella motonave 18, prima ferma a Lampedusa, poi a Catania, ecco, questo diciamo, ha un po' spaccato l'opinione pubblica italiana con tanta gente che ha condannato anche questo tipo di comportamento da parte del Ministro degli Interni. Sì, per me è stato incomprensibile questo atteggiamento. Io non è che posso usare qualunque mezzo per ottenere un fine. Erano degli esseri umani. Qualcuno ci è rimasto male che io dico che siano stati trattati peggio degli animali. Io ho visto diversi poster anche ultimamente dove c'erano dei volti di cane e sotto non mi abbandonare. Ecco, credo che questa stessa non mi abbandonare valeva per la gente che c'era sul mare, che veniva abbandonata perché si aspettava chissà che. Ecco, sono vite umane e se l'uomo merita rispetto, lo merita sia che sia di colore nero, sia che sia di colore La Chiesa ha avuto un buon ruolo, un ottimo ruolo nell'accoglienza, anche nel dipanare questa matassa degli immigrati alla 18, accogliendoli nel proprio territorio. Proprio ieri abbiamo visto anche l'elemosiniere di Sua Santità che è andato diciamo, a fare anche azione, addirittura anche offrendo loro un gelato che può sembrare una cosa per noi normalissima, ma tanta di questa gente non conosceva cos'era il gelato. Sì, teniamo conto che la Chiesa non è che solo ora è intervenuta, sono stati trovati sino adesso 26.000 posti letto, per cui la Chiesa attraverso le sue strutture o attraverso famiglie che si sono dichiarate disponibili ha dato delle risposte e continua a dare la risposta. Non può essere la Chiesa la risposta al problema, perché questa è una risposta che deve dare la politica. La Chiesa interviene perché noi abbiamo il Vangelo che ci dice che dobbiamo accogliere. Allora, ci diamo da fare perché più gente apre non solo le porte ma soprattutto i cuori. Addirittura stiamo vedendo questo scontro fortissimo in Libia, che è la zona da dove diciamo, arrivano la maggior parte dei migranti, dove lucrano anche, ora ci sono queste due fazioni che sono in guerra tra loro. Sui poveri tutti cercano di guadagnarci, no? Per cui anche là, ora la situazione che si è creata rende ancora più difficile, ma di chi la colpa? Una politica che non riesce ad affrontare tutti i problemi, che affronti i problemi più facili dicendo no o dicendo sì. E la politica è dialogo, è cammino, è fatica e non è soltanto scontro e braccio di ferro.